Bilancio positivo per i campionati assoluti di sciabola del 14 a squadre che si sono svolti al Palasport Nicola Serafini di Sulmona, a darsi in battaglia oltre 300 giovanissimi atleti in rappresentanza di 52 squadre partecipanti. Per Sulmona una grande soddisfazione, in un impianto che è stato completamente riadattato per questo sport. Sulmona è il centro regionale e nazionale della scherma, è una importante punto di arrivo per un percorso della Gymnasium che ha svolto un ruolo fondamentale, ma anche un riconoscimento da parte della federazione che in Sulmona ha visto la capitale della scherma in Abruzzo. Un'occasione di valorizzazione anche della nostra città che è stata presa d'assalto dai numerosi visitatori, accompagnatori e familiari. Sulmona non si è fermata, anche in un momento delicato come questo ha saputo gestire la presenza e quindi garantire anche questo importante evento in piena sicurezza. Sulmona non si ferma, questa è la più grande soddisfazione. Nelle gare dell'ultima giornata per la sciabola maschile, a salire sul gradino più alto del podio è stato il quartetto della Champ Napoli. L'Accademia d'Arbi Musumeci Greco di Roma ha invece vinto la gara di sciabola femminile. In gara anche la società organizzatrice della Gymnasium Scherma Club di Sulmona, che ha ottenuto un ottimo quarto posto con la squadra degli allievi composta da Filippo Calò, Nicolas Giardini, Giampaolo Di Matteo, arrivata ad un soffio dalle medaglie, mentre le giovanissime hanno ottenuto un lusinghiero settimo posto con Ilaria Calò, Giada Scudieri ed Eleonora Colella. Presente alla giornata conclusiva la schermitrice italiana Irene Vecchi, impegnata nelle qualificazioni per le prossime Olimpiadi di Tokyo. Ora non ci siamo ancora qualificate, siamo in lizza per, quindi spero che insomma ci porti fortuna e basta, e niente, siamo in qualifica, ci mancano ancora due gare. Irene Vecchi si rivolge ai giovani e ai loro obiettivi a quest'età. Io penso che oggi più che le giovani promesse si punti al fatto che si devono divertire, che le squadre devono tirare l'uno con l'altro e alla fine oggi vince chi si diverte di più. A complimentarsi con l'organizzazione della Gymnasium Scherma Club è stato il vicepresidente nazionale della federazione Paolo Azzi. La città, il comitato organizzatore, la società Gymnasium hanno risposto ottimamente, hanno organizzato una bella manifestazione, siamo contenti anche della partecipazione. I ragazzi si sono divertiti, sono venuti da tutta Italia, quasi tutta Italia, però hanno portato poi anche tecnicamente, qualitativamente un'ottima scherma, e questo è il merito maggiore che ci vogliamo prendere, nel senso che non è che sono venute le seconde linee, sono venute tutte le società che hanno portato i migliori atleti, e questo non ci fa che piacere.